Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video. Siamo qui su Duellinks e appunto scusate se non potevo fare niente perché c'è tra la nuova serie di Pokémon e Naruto sono un pochettino impegnato, diciamo, non è facile. Già pure posso fare qualcosa di martedì. Comunque sono qui finalmente per dirvi che c'è questo video, vedete, ho battuto bella e ormai sto alla fase di Yu-Gi-Oh! Zexal, che appunto devo sbloccare anche vari personaggi. E sto a fase 8. Come vedete sto con Bronk per finire la fase, ma beh, sto allenando perché se finisco la fase è troppo. Io non voglio andare troppo avanti per sbloccare altri personaggi, ne ho già tanti, guardate. Se vedete. Ho già tutti questi messaggi da sbloccare, la loro lista lunga, sono tanti, quindi hanno almeno 6-7, quindi sicuramente non voglio andare avanti a fare questa fase che mi muovo due volte Arciduca di latte con Bronk. So che sto rischiando, ma lui non lo pagherà mai mettendo 3 mossi livello 4. Comunque, volevo dirvi appunto, ho finito con 5D, se faccio vedere tutti i messaggi che ho sbloccato. Sono arrivato a fase 20 per ora, quindi diciamo che. E mi sono ammazzato per fare fino a fase 36 nel mondo di Yu-Gi-Oh! Normale. Duel Monsters. Quindi tutti i nuovi personaggi che abbiamo sbloccato sono quelli di 5Ds. Soltanto. E sono da qui. Ovviamente anche se andrò più avanti poi con le fasi, come vi ho già detto, i personaggi sono sbloccati. In più, ho sbloccato già le missioni per Shingo su Arc 5, quindi risale il prossimo, diciamo, sarà più facile da togliere di mezzo, esattamente come ho fatto con Crow. Ancora non mi ricordo l'ultima volta cosa vi avevo detto, quindi vedrò tutti i personaggi che abbiamo di 5Ds finiti, quindi Risai Futo, Jakadas, Crow, Ganagi, Sezinski, Leo, Luna, Bruno Dantino, mi soltanto Bruno Borrelli, Tezio Trage, questo gioco non viene manco chiamato, mannaggia lui. Kalin, Carly Prestinati, Kalin e Carly normali, Rex Goodwin, suo prestinato purtroppo. Primo Aporia, Paradox e Zaun. Tutti sbloccati. Mentre per Yuma mi sono tolto solo dalle scatole Rio col coupon, che è una abbastanza difficile e tosta, e Bronco lo sbloccavo sbaglio. Mi sa invece l'evento. Da poco, che non mi ricordo se è un passaggio nuovo o se è spiante tornato. Però vabbè, in ogni caso è andata lì, è andata così. Credo che sia un passaggio nuovo ed è stato bello abbastanza, diventa uno dei migliori che abbia fatto finora. Non ho altro da dirvi, non ho sbloccato totalmente nient'altro. L'evento di Nail è finito. E basta, Yuma è arrivato a un ottimo deck. Ho preso molti molti nuovi strat deck. Potrò migliorare un botto di nuovi personaggi. E sono felice in sé per quello che sono arrivato. Vado a prendere qualche oggetto qui. Niente, non ho nient'altro da dirvi. Noi ci vediamo direttamente al prossimo video, dove vedrò cosa sbloccherò. Vi lascio appunto per quello che devo pensare a Naruto e sfiderò di nuovo questi sui mondi. Ciao ragazzi, spero di essermi dimenticato di aver fatto dei niente. Al prossimo video.